Presente la scena di benvenuto della seconda edizione dell'Intrepida al Castello di Sorci di Anghiari, Eros Capecchi, ciclista professionista, possiamo dire che sei ormai un amico dell'Intrepida. Il tuo rapporto con questa bella manifestazione di ciclismo di bici d'epoca? Ma il mio rapporto, io ho corso la prima eroica che è stata fatta e mi sono innamorato di quella corsa, quindi quando ci sono eventi del genere, poi organizzati da un amico, sempre fa sempre piacere. Ecco, partecipare vengo sempre molto volentieri. Parliamo di te, non è stato un 2013 particolarmente positivo, raccontacelo un po'. No, sai, ero partito tranquillo per puntare al Giro e poi si sono accavallati un po' di problemi, sai poi quando inizi a rincorri tutto l'anno, sono stato bene, sono andato bene al Giro di Polonia, però poi non sono riuscito a dar seguito alla Vuelta, quindi speravo di fare un bel finale di stagione, è stato buono soltanto in parte, avrei sperato in qualcosa di meglio, ecco. Risultati a parte, la tua avventura con la Movistar in Spagna, una squadra molto importante, che avventura è stata? No, una bella avventura, una grande squadra e un grande gruppo, come faceva riferimento prima Fornaciari, che è importantissimo in questo sport, che io comunque parlavo la lingua, quindi è stato tutto molto più facile, ecco. Una curiosità sul mondiale, visto che tra i tuoi compagni Valverde e Rui Costa, uno ha vinto, l'altro lo ha buttato via, insomma, che come avete vissuto dall'interno della squadra questa situazione? Ma sembrerebbe strano, ma con molta tranquillità. Valverde era contento di aver preso l'ennesima medaglia, anche se avrebbe sperato sicuramente nel gradino più alto del podio, però sai, le corse si vincono e si perdono, queste sono corse che è meglio vincerle, sono tutte meglio vincerle, però queste in particolar modo, quando c'è in palio una maglina così prestigiosa. Però ripeto, con molta serenità, addirittura Rui Costa si è messa a disposizione di Valverde le corse successive, quindi questo è dimostrazione del fatto che siamo prima di una squadra un grande gruppo, ecco. Risolti i problemi fisici, a cosa punti nella prossima stagione? Ma diciamo che abbiamo forse individuato il problema, ecco, ora in questo periodo cercheremo di sistemare tutto e gli obiettivi, guarda, dovremo riunirci dal 28 all'1, il primo ritiro, ne parleremo lì ancora un pochino presto. Ultima domanda, una leggera provocazione, perché Danny sente dire, e io sono uno di quelli che lo pensa, che Capecchi ha le doti per essere un grande corridore. Rammarico per non esserci riuscito, e cosa puoi fare per diventarlo? Ma sicuramente ho solo bisogno di star bene io, ecco, diciamo che questi anni sono stati un pochino caratterizzati più che dai risultati, dalle grandi delusioni, dai anche belle soddisfazioni, però diciamo che l'ago della bilancia punta più sulle delusioni, ecco, però il fenomeno Horner mi fa sperare bene, ho ancora diversi anni per poter mettere in luce quello che gli addetti ai lavori dicono, no?